Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo del filmato: Pubblicità e persona. Intanto cominciamo con questa pagina pubblicitaria. Questa pagina pubblicitaria. Vedete che bel ragazzo? E poi vediamo quest'altra pagina pubblicitaria. Guardatele bene queste due immagini, perché adesso cerchiamo un po' di scavare nel tessuto linguistico. Pubblicità e persona. Persona, si dice una persona per bene, no? Quella lì è una persona per bene, oppure quella è una persona della quale non ci si deve fidare. Cari amici, se voi volete risolvere una buona parte dei vostri problemi, dovete andare a vedere qual è la radice. La radice, da dove viene una parola? Da dove viene una parola? Persona, andate a vedere l'etimologia di persona. Persona. L'etimologia di persona viene dal latino, però i latini l'hanno preso dagli etruschi, l'hanno falcidiata i romani, la lingua etrusca, però hanno ricavato tanto dagli etruschi, e vuol dire maschera, 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 la maschera, quella che vi mettete per carnevale, no? Ecco. E c'è una famosa favola, no? La famosa favola della volpe che va dietro a un teatro, vede che ci sono tutte le maschere, ne prende una di maschera, la gira, dice: ma cerebrum non habet, non ha il cervello, non ha il cervello, e la rimette al suo posto. Maschera, pensate un po', la parola persona, che sembra una parola così altisonante, persona, persona, che addirittura c'è una corrente cattolica impostata sul personalismo, il personalismo, una corrente filosofica interna al cristianesimo, impostata sul personalismo. Io dico: ma come hanno fatto a chiamarla personalismo? Ci sarebbe da vergognarsi, sapendo che la parola persona deriva da maschera, 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 cioè, ma mi metto la maschera perché svolgo un ruolo, maschera. E poi, per andare avanti sulla questione pubblicità e persona, parliamo della parola prestigio. Prestigio. Quello lì è un uomo di prestigio. Quella lì è un'automobile di prestigio. E andiamo un po' a fare una piccola verifica etimologica sulle radici della parola prestigio. Andate. Prestigio vuol dire illusione, inganno, inganno. Quanto sono vicine le parole prestigio e persona, Dio quanto sono vicine. E vuol dire che tutti quanti noi recitiamo un ruolo con una maschera, con una maschera, con una maschera. Altro che personalismo, altro che personalismo. Prestigio, il prestigio, cioè un uomo di prestigio è uno che sa fare, un uomo di prestigio, uno è un bravo prestigiatore, uno che fa proprio giochi di prestigio, cioè che vi mena per il naso. Una persona di prestigio è uno che è bravo a menare gli altri per il naso. E adesso torniamo alle foto. Guardate un po', questa è una pubblicità proprio trash. Vedete questo bel giovane? Guardate questo bel giovane. Questo c'ha la maschera sopra la maschera. Qua c'è una pubblicità monnezza, perché io dico: ma questi che fanno questa pubblicità dovrebbero andare, scusate il termine, dovrebbero andare a cavare i pomodori, a raccogliere i pomodori, le olive. Ma come si fa a fare una pubblicità come questa? Ma adesso questo bel giovane non vi guarda manco negli occhi, guarda lontano. E uno dice: ma questo sta pensando alla metafisica aristotelica. Guardate che quanto è profondo il suo sguardo, come guarda lontano. Mica si sa dove guarda, e siccome non si sa dove guarda, uno può pensare che i suoi pensieri sono profondi, invece lui è lì e lo sa benissimo quello che fa, lui lo sa benissimo, ma fa finta di non saperlo. Guardate che pubblicità. Ma voi dal marketing, ma chi è che me l'ha insegnate queste cose? Ma guarda che gioco di prestigio, guarda, la maschera sopra la maschera. Questo qua invece, almeno, vi guarda negli occhi. Questo è di Versace, insomma, Versace è stato un po' più intelligente. Questo vi guarda negli occhi, guardate, vi guarda negli occhi almeno. Sì, c'è tanta tristezza nel suo sguardo, però vi guarda negli occhi. Non c'è la maschera sulla maschera, è la maschera. E lui dice: io sto qua a questo mondo per campare, devo fare sto lavoro. Vedete?
Vedete quanta tristezza che c'è, però almeno vi guarda negli occhi. Questa pubblicità è meno trash dell'altra, è un pochettino più onesta. Non è pubblicità trash all'ennesima potenza, no, è alla minima potenza, vedete, vi guarda negli occhi. Guardate bene, ecco. Allora, cari amici, se voi volete risolvere buona parte di tutti i problemi esistenziali che vi assillano, quando c'è una parola bella come persona di rango, oppure quando c'è un'altra frase come quella, è un uomo di prestigio, è una macchina di prestigio, è un gioiello di prestigio, andate a dare un'occhiatina al vocabolario o anche sulla Wikipedia che c'è sul web e vi divertite e risolvete il 50% di tutti i vostri problemi esistenziali. Cari amici, ho fatto anche oggi la mia opera buona. Vi ringrazio se mi avete ascoltato. Tanti saluti da Serafino Massoni.